Ancora un qualche minuto e iniziamo. Sì, se no iniziamo, eh, cominciamo così. Va bene. Come vuoi tu. Eh, eh. Sì, sì, d'accordo, allora incominciamo. Allora, innanzitutto, buonasera e benvenuti a tutti i partecipanti di questo primo incontro eh, nella clinica dello psicologo. Nella clinica dello psicologo è un ciclo di quattro appuntamenti sulla psicopatologia eh, organizzato da Psicomunet in collaborazione con Comunet. È necessaria dunque un'introduzione rispe rispetto a questi due gruppi, perché di fatto di questo si tratta. Psicomunet è un gruppo di psicologi e psicoterapeuti che si sono incontrati più o meno casualmente l'anno scorso, all'inizio della disastrosa pandemia. E che hanno iniziato a collaborare costruendo questo gruppo. Questo gruppo che di fatto ha un'ossatura clinica, in quanto l'attività principale è quella clinica, quindi vedere pazienti, ma eh, di fianco, come dire, si è avviato tutto un discorso più da un certo punto di vista sociale, avendo a mente la cornice secondo cui la salute mentale è un diritto eh, di tutti i cittadini, di tutti gli individui. Quindi il nostro interesse non è soltanto clinico, ma è anche quello di avviare e costruire un discorso. Con le persone, infatti, diciamo così, il nostro raggio d'azione è principalmente in un quartiere popolare torinese. Eh, costruire un discorso con le persone per farci contaminare e provare a costruire insieme, appunto, un discorso che veda la salute mentale al centro eh, di tutta una serie di movimenti. È fondamentale per noi avviare anche questa serie di, di eventi, che sono divulgativi e di informazione, perché, perché crediamo sia molto importante, appunto, far circolare un discorso preciso, rigoroso su tematiche spesso, diciamo così, distratte, come dire, di cui eh, si hanno delle percezioni o delle conoscenze alle volte sbagliate, dettate, diciamo così, dalla vulgata popolare. Comunet invece è l'associazione che in un certo senso ci ospita, perché? Perché è un'associazione mutualistica eh, che ha lo scopo di creare una rete sociale, quindi un gruppo, eh, che veda nel mutualismo un modo per fare rete e di costruire società. Fare gruppo e costruire anche relazioni da un certo punto di vista, quindi una realtà sociale in cui c'è uno scambio continuo di dare e avere e provare a creare in gruppo soluzioni a bisogni, problemi, difficoltà che spesso non vengono intercettate o comunque rimangono, come dire, ai margini della quotidianità di tutti i giorni. All'interno di Comunet ci sono diversi sportelli, ad esempio, lo sportello informatico, antiusura, educazione finanziaria, ripetizioni scolastiche, tra cui il nostro. Ma veniamo, come dire, a questo ciclo di quattro appuntamenti che questa sera inauguriamo con il dottor Mauro Milanaccio. Dunque, questi quattro appuntamenti sono incentrati sulla psicopatologia. Sarò rapido nel provare ad annodare questi tre termini che ci sono nel titolo e nel sottotitolo, ovvero psicologo, psicopatologia e clinica. Utilizzerò una metafora, diciamo così, un po' astronomica che prendo in prestito da un mio professore del, della triennale. Eh, Ovvero immaginiamo di fare un viaggio in un universo. L'universo che questa sera, diciamo così, esploreremo è quello della psicologia. All'interno di questo universo ci sono diverse galassie. Una di queste galassie è la psicologia clinica. In realtà ce ne sono delle altre: la psicologia generale, la psicologia sociale, la psicometria, eccetera, eccetera. Noi oggi viaggeremo nella galassia chiamata Psicologia Clinica e. Con più precisione andremo, diciamo così, ad esplorare un sistema sonare ben preciso che è la psicopatologia, che potremmo definire come in un certo senso quell'ambito applicativo e di studio teorico, diciamo così, applicativo in cui si va a lavorare con quelli che sono dei fenomeni cosiddetti abnormi, ma che potremmo tradurre, diciamo così, dei fenomeni che in un certo senso stonano rispetto al sottofondo del funzionamento mentale tipico. E provare come dire, a farci qualcosa. Ovviamente, avendo come mira il benessere e un, un equilibrio in un certo senso. Questa sera abbiamo come ospite il dottor Mauro Milanaccio, uno psicanalista, docente dell'Istituto IRPA e responsabile del centro Jonas Trento. Inoltre, anche fondatore di una casa editrice Pagina 8, che è, un, che è in costante fermento. Vi invito tra l'altro ad andare, diciamo così, a cercarla per vedere. L'insieme di iniziative che spesso partono da questa casa editrice. Il dottor Maro Mino ci parlerà del sintomo. Tra l'altro, è casuale che noi di psicomet non abbiamo ragionato su come organizzare, diciamo così, la scaletta dal punto di vista tematico di questi quattro incontri, però il sintomo, in maniera più o meno consapevole, è la prepista. Ed è interessante perché, solitamente, il sintomo è ciò che muove una persona, anche qui più o meno consapevolmente, ad intercettare uno psicologo. Ad entrare in una clinica non in senso necessariamente istituzionale, ma come luogo di cura e quindi ad avere a che fare a mettere le mani in pasta con la psicopatologia, seppur dal versante, diciamo così, del paziente. E, due precisazioni tecniche, vi ricordo di tenere sempre chiusi i microfoni per, come dire, favorire l'intervento del dottor Milanaccio, ma vedo che siete abbastanza preparati da questo punto di vista e. e vi, come dire, vi invito a non essere timidi nel successivamente all'intervento, porre domande, questioni, criticità per poter avviare quella che può essere, ci cioè auspichiamo, una tavola rotonda, come dire, un momento di confronto per aprire un discorso attorno all'intervento del dottor Milanaccio. Quindi mi taccio e lascio la parola a Mauro. un bel auspicio e lo rinforzo chiedendo a chi vuole può accendere il video invece perché così crea quell'atmosfera così di, di stare uno di fronte di fronte insomma a un gruppo di persone e quindi ben, ben trovati grazie grazie per l'invito e io ho preparato alcune riflessioni sulla questione del sintomo tenendo come bussola ehm, le teorizzazioni di Jacques Lacan, e, che diciamo se già il, la psicoanalisi ha una sua, potremmo dire ehm, che il sintomo è una parola che ha un'origine medica, ehm, che indica un segno, no? e che è un indice di una malattia ed è un segno, ed è qualcosa che fa segno per il medico. Eh, la, 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 la persona, il paziente, il malato, il malato eh, ha mal di pancia e va dal medico con questo mal di pancia. Il mal di pancia non è sintomo per il malato, è il medico che con quella che è una clinica che possiamo chiamare della palpazione, dello sguardo, cerca di decifrare questo mal di pancia come il sintomo indice di uno stato di, di malattia, di un'infezione un o di qualche tipo di, di problematica organica. Quindi diciamo, il co nel corpo c'è una causa, ecco, tanto per cominciare. E nella, nella psicanalisi, almeno lacaniana... La causa non è nel corpo, la causa non è nel corpo. Nel corpo ci sono gli effetti di, di, dei sintomi. I sintomi psicanalitici eh, hanno come effetto una, spesso, non sempre, però spesso una ricaduta nel corpo. Ma il sintomo psicanalitico non ha come causa il corpo. Ecco, questo primo rovesciamento mi preme eh, ribadirlo. Noi assumiamo con Jacques Lacan il Big Bang del linguaggio. Questo è il titolo che un amico e collega argentino, Alfredo Eildestein, ha proposto e promosso per eh, mettere in luce eh, questo quest orientamento di Jacques Lacan. E abbiamo tradotto un suo con pagina 8 una piccola casa editrice che abbiamo fatto nascere l'anno scorso qui a Trento. Abbiamo tradotto il suo libro intitolato proprio Il Big Bang del linguaggio. In soldoni, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che con Jacques Lacan noi abbandoniamo il biologico come causa, mm? assumiamo che il biologico c'è cioè un'interruzione, mm? una dis. Una, una smemoratezza, una smemoratezza dello psichico rispetto al biologico. E la, la figura del Big Bang è emblematica perché voi sapete, credo lo sappiate, Luca, appassionato di astronomia, sicuramente, eh, poi è eh, dominio comune ormai, una delle teorie cosmologiche più accreditate è la cosiddetta teoria del Big Bang. Cosa assume questa teoria? Assume che ci sia stata un'origine, cioè viene assunta un'origine a partire dalla quale si può cominciare a parlare di tempo e di spazio, le due variabili chiave del mondo fisico. Ora, il tempo e lo spazio, di che, co che cosa possiamo dire del tempo e dello spazio prima del Big Bang? non possiamo dirne nulla. Non è come a volte ingenuamente si crede che il tempo e lo spazio c'erano anche prima o non c'erano prima, no, semplicemente non possiamo dire nulla. Viene assunta un'origine come assiomatica, e cercando di darne ragione certo, ma a partire da lì si costruisce una cosmovisione, una teoria cosmologica che tra l'altro, fino ad ora è quella che ha dato i frutti migliori in termini anche applicativi. Ecco, allo stesso modo, Jacques Lacan costruisce una teoria, o un meglio, possiamo dire così, Jacques Lacan prosegue nel cammino iniziato da Freud. Freud cosa aveva fatto? Lui era partito dalla neurologia, veniva a Trieste a studiare... Il cervello e il sistema nervoso delle anguille, mh? e poi ehm, la sua trasformazione l'ha portato a tirare fuori un piede dal biologico, e a, diciamo così, ha cominciato a pensare che ci siano delle cause della sofferenza umana che non hanno eh, una matrice biologica, organica, mh? E per dar conto di questo ha introdotto vari concetti. Per esempio, se voi fate riferimento al concetto di pulsione, potete cogliere che il concetto di pulsione serve come elemento di snodo tra l'organico, il somatico e lo psichico, il mentale. E alcuni elementi della pulsione, eh, come la fonte, la spinta, sono da Freud collocati nell'organico, e altri, come l'oggetto e la meta, sono collocati nello psichico, non hanno una base organica. Lacan tira fuori anche l'altro piede dalla biologia e dall'organico. Quindi, con Lacan, abbiamo questo secondo movimento. Freud aveva tirato fuori un piede dalla, dalla biologia, Lacan tira fuori anche l'altro. E quindi siamo in un campo che ha come causa il significante, cioè ha come causa il linguaggio. Questa è, diciamo, la base della teoria lacaniana, almeno per come la penso, la studio io. Poi non c'è l'unanimità su questo. Voi sapete che qualsiasi grande autore può essere letto in tanti modi, ci possono essere tante interpretazioni dei suoi testi, e questa varietà è ciò che fa grande un autore, è ciò che lo mantiene anche vivo e attuale. E non credo che ci sia un modo giusto di leggere gli autori. Ci sono modi più o meno interessanti per ciascuno di noi mh? E, e che hanno una portata pratica più o meno interessante. Per me che faccio lo psicanalista, e, la teoria è interessante quando la sua applicazione mi apre a delle pensabilità e a degli interventi che consentono trasformazioni, che producono effetti sulla sofferenza umana. Mh? E ovvero sulla possiamo dire così sulla cura del sintomo e sulla cura della nevrosi, per esempio, per dire che comunque è una struttura che produce sofferenza al di là del sintomo. Quindi questo mi, mi, mi premeva dirlo come base dell'orientamento, tenetelo presente, come proprio la matrice su cui poi si installa tutto il resto. Perché se eh, se tenete presente questo, alcune cose diventano più facili. Se invece ce lo dimentichiamo, eh, non si capisce più niente, molto semplicemente, no? Allora, noi possiamo, eh, poi in Jonas, anche con i colleghi di Jonas, noi di Jonas abbiamo, diciamo, un, un, un riferimento principale delle teorizzazioni lacaniane che, eh, diciamo, sono le opere di Massimo Recalcati. Hm? Voi... Se prendete uno dei suoi libri, diciamo, più, eh, più di studio, meno, meno divulgativi, anche più accessibili a, a, agli addetti ai lavori, ma anche, no, non in senso stretto, perché poi hanno avuto un successo anche questi, come l'Uomo senza inconscio, no? e, oppure la Clinica del Vuoto, trovate in questi testi una riflessione sui cosiddetti nuovi sintomi. Eh, su quelli che noi chiamiamo i nuovi sintomi e tutta la diciamo l'impostazione la, di Jonas è centrata su questa formalizzazione su questa produzione teorica che ha come autore principale Massimo Recalcatti e poi gli altri colleghi che in Jonas riflettiamo e lavoriamo su questo allora qual è l'idea l'idea principale di, di questo è che <coughs> Se in Freud, mh, eh, il sintomo, non è il segno mh, di, come dicevamo prima, per la medicina, di una malattia mh, che è il medico a ricavare indipendentemente da ciò che ne sa il paziente, ma è piuttosto, diciamolo così, il sostituto. Mh, quindi è il sostituto, non è un indice, è il sostituto di qualcosa che per esempio nel caso della nevrosi ha subito la rimozione. No? E si presenta per la persona che ne soffre come qualcosa di enigmatico. C'è cioè un enigma di un ordine diverso da quello che può essere il mal di pancia medico. Il mal di pancia non fa enigma, semplicemente quando abbiamo mal di pancia non sappiamo, ci può anche angosciare, ci può, possiamo chiederci ma cos'è ma cos questo mal di pancia perché non lo sappiamo eh, ricondurre ad, una, ad un problema. Se per esempio siamo già stati dal medico che ci ha detto che abbiamo il fegato infiammato, quando ci viene mal, quel mal di pancia lo riconduciamo al fegato infiammato e siamo a posto più o meno, diciamo, vabbè, è quella cosa lì, devo stare attento, mangerò un po' più leggero. Il sintomo psicanalitico sorge già in Freud come il sostituto di qualcosa che ha subito la rimozione, mm? ovvero che si presenta a ciascuno di noi come qualcosa di enigmatico, che fa enigma, eh? ma va preso eh, come un fenomeno di linguaggio. Che cosa dice Lacan? Poi lo, li riprendo questi passaggi in modo più puntuale. In fondo Lacan poi arriverà a dire che il sintomo è il significante di un significato rimosso. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosa che abbiamo cercato di eliminare dalla coscienza, che abbiamo, con cui era faticoso fare i conti, Abbiamo cercato di sbarazzarcene. Quando dico abbiamo cercato di sbarazzarcene, l'abbiamo fatto senza accorgersene, eh? non è stata un'operazione consapevole. E questo diciamo, eh, significato rimosso eh, è qualcosa che eh, chiamiamo la verità, la verità che ci abita. Ora, questo è una questione eh, per noi psicanalisti, perché, perché noi... Eh, che cerchiamo di dialogare con la scienza. Mm? Ora, la scienza da Cartesi in poi cosa ha fatto? Ha risolto la questione della verità semplicemente, eh, diciamo, eh, mettendola da parte. Cioè, la scienza ha detto, noi ci occupiamo del sapere, non ci interessa la verità, non ci possiamo occupare della verità, la verità la lasciamo alla religione. Mm? Noi cominciamo a, a, a studiare e possiamo costruire una teoria, un discorso che è un sapere sul mondo, sulle cose, e questo sapere non ci interessa che sia vero, ci interessa che produca degli effetti interessanti e che ci consenta di, per esempio, mandare dei razzi sulla luna. Se poi arriviamo ad un altro sapere, ad un altro paradigma, questo precedente lo possiamo abbandonare e la scienza quindi funziona. Per una trasformazione del sapere che non ha a che fare con il tema della verità. Allora, gli psicanalisti, che anche cerchiamo di dar conto del nostro sapere, ci troviamo sempre tra i piedi la questione problematica della verità. Non la possiamo espellere. Non la possiamo espellere perché è per tanti motivi. In primis, perché il, il nostro oggetto di studio. Non è un oggetto separato. Vabbè, poi questo è un problema che si è ritrovata anche la fisica, perché la fisica quantistica si è ritrovata con lo stesso problema nel momento in cui l'osservatore e la particella interagiscono. E quindi è impossibile fare un'osservazione, fare un esperimento, senza che la teoria dello, dello scienziato, del, del ricercatore, influisca. Per cui se lo scienziato osserva... Il, la, la luce come onda studierà diciamo la, il funzionamento dell'onda se la studia come particella mh, ne studierà come corpuscolo ne vedrà il funzionamento come corpuscolo non può fare tutte e due le cose insieme e dipende dalla scelta che fa il ricercatore allora quindi anche nelle scienze cosiddette dure poi è entrato questo problema. Però diciamo, il primo problema con cui abbiamo a che fare è che quando qualcuno viene da noi e ci porta i suoi sintomi, i su suoi eh, malanni, i suoi problemi, la sua sofferenza, questa, questa persona ce ne parla e noi entriamo in una relazione che rende impossibile... Rimanere in una posizione esterna a quello che ci sta dicendo. In psicanalisi, questa, questa condizione ha un nome e si chiama transfert. Questo vuol dire che tutto ciò che noi possiamo pensare, intervenire, elaborare e fare in un'analisi è in immistione tra analista e analizzante. Non c'è possibilità che l'analista come un occhio esterno, con uno sguardo esterno, nello studiare il paziente, anche semplicemente facendo una domanda. O ancora più, eh, diciamo, radicalmente, anche stando zitto, mh, anche semplicemente dal nome, dall dalla targa che ha messo sulla porta, eh, perché è tutto significante. Già crea delle condizioni perché si possano dire certe cose e non altre, che fa della, della presenza di queste due persone un, un qualche cosa che non è districabile. Non si può dire a un certo punto, dopo i primi colloqui, non si può dire che cosa ha detto uno dei due e separarlo come proprio di quella, di quella persona. Capite perché? Perché eh, c'è un influenzamento reciproco che fa sì che ciò che sorge, che noi lo chiamiamo il soggetto, eh, il soggetto dell'inconscio, sia il risultato o comunque l'effetto di un processo di miszione tra l'analizzante e l'analista. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che noi potremmo anche spiegare, comprendere, capire i meccanismi eh, che stanno alla base di quella sofferenza e non cambia nulla. Questo succede. Per cui è questo il problema che noi chiamiamo della verità. cioè abbiamo a che fare con un elemento a cui diamo il nome verità che riguarda la posizione di quella persona in, in analisi e, e che è in, in una tensione con il sapere. Lacan per mettere, così per consentire di visualizzare il rapporto tra sapere e verità ha fatto ricorso ad una superficie topologica che è il nastro di Mebius. Il nastro di Mebius, non so se lo conoscete, è praticamente una striscia, mh, immaginate con una striscia di carta, che anziché unirla e fare un anello, la unite dopo aver fatto una torsione di 180 gradi, quindi una semitorsione. Questa semitorsione genera una continuità tra quella che in un, in un cerchio sarebbe, la superficie interna e la superficie esterna separate da due bordi, eh? bordo destro e bordo sinistro. Sul nastro di Mebius, questa semplice torsione fa sì che ci sia una continuità, ci sia una sola faccia, non due facce, e un solo bordo. Quindi sapere verità sono su un una, una sola faccia e su un solo bordo. Capite bene che diventa difficile, se non impossibile, a livello strutturale distinguere il sapere e la verità. Ci possiamo trovare in un punto di sapere e immediatamente nello stesso momento essere in un punto di verità oppure non cogliere la verità che sta in quel sapere. Allora, quando noi introduciamo la questione del sintomo come un fenomeno di linguaggio, un significante di un significato rimosso, sorge il tema della questione dell'interpretazione. Cioè, una persona va dallo psicanalista, parla, dice delle cose relativamente alla sua sofferenza, ai motivi che lo portano in analisi. Io lo sto facendo un po' così, Luca, perché eh, hai detto, com'è il titolo della... che adesso non mi ricordo? Nella clinica dello psicologo. Ecco, nella clinica mi dava un po' nella cucina, no? Del, quindi lo faccio anche un po' colloquiale, come per mostrare un po' no? alcuni processi mentali dello psicanalista. No? Non sto nel rigore formale del, della mia esposizione. No? Allora, il problema qual è? È che noi a un certo punto dobbiamo, diciamo così, lo psicanalista cosa fa? Beh, innanzitutto ascolta, ascolta. E Freud diceva: vabbè, provate. allora. C'è una sola regola che lo psicanalista chiede, a, a, cerca di far applicare al, a, al paziente o, o analizzante. E questa regola è associazione libera. Cioè, in base al tema che lei porta, alla questione che porta, non si preoccupi di dire delle stupidate, quindi delle cose che le sembrano stupide. Non ci sono cose importanti e cose stupide. Non è possibile classificare gli argomenti o eh, le frasi come stupide o importanti, non è rilevante è irrilevante che siano moralmente riprovevoli, è irrilevante che siano logiche. Io lo dico sempre così: guardate, qui funzioniamo al contrario che quando si, da ciò che è richiesto nella società, nella società si dice prima attacca la spina, no? prima pensa e poi parla. Ecco, io l'invito che faccio agli analizzanti è prima parla e poi pensiamo. No? Prima parla. L'associazione libera per me può essere tradotta così. Tu prima parla e poi, poi pensa e poi pensiamo. Mm? Quindi parla. Allora c'è un fluire di un discorso. L'analizzante esprime delle cose senza neanche, se entra in questo flusso, Sapere bene cosa sta dicendo, e l'analista ascolta l'invito di Freud: era l'ascolto liberamente fluttuante. Come lo possiamo capire? Questo ascolto liberamente fluttuante? Come una, diciamo, posizione dello psicanalista eh, di non sapere, cioè di non cercare di comprendere o di già veicolare o associare alle parole che dice. La persona lì davanti a lui già, già appiccicargli un significato, eh? non dare nulla per scontato, eh? Far, lasciarsi colpire dalle parole che arrivano e lasciarsi sorprendere per, prova per rilevare delle connessioni mh? che, diciamo, come una, un pentagramma, su un pentagramma, diciamo, su uno spartito su uno spartito musicale, ci possono essere più voci. Ecco, ci, ci sono più voci. <coughs> e cogliere le intersezioni tra queste voci. Se riusciamo a fare questo, riusciamo a cogliere qualche cosa dell'intersezione tra, diciamo così, un discorso che rimane inconscio e il discorso cosciente. Quindi chiediamo al paziente di abdicare alla volontà comunicativa, al voler dire qualcosa, e lo invitiamo a dire in modo libero. Questo invito produce come possibilità, possibilità, è eh, poi tutto un altro paio di mani che cosa si riesce a fare, ma la possibilità che lo psicanalista ascolti e colga dei nessi mh, tra i significanti, cioè tra le parole che vengono dette. Ora, questa e eh, lì a, avviene l, il, la, la funzione, diciamo così, interpretativa dell'analista. Che per Lacan non è mai un'interpretazione che attacca un significato. Ah, lei ha sognato la borsa, eh? la borsa è un contenitore come lo è la vagina. Quindi non c'è, diciamo, una, um, eh, un catalogo no? delle, delle figure che dovrebbero richiamare a qualche cosa di sessuale o a qualche cosa, diciamo, di, 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 di archetipico. Come se l'inconscio fosse, diciamo così, l'espressione di qualcosa del profondo, eh, della, della storia della, umana. No, per noi lacaniani, diciamo, che lavoriamo orientati da Lacan, abbiamo invece a che fare con la connessione tra significanti. Ora, il, la parola significante potrebbe essere, non so se tutti qua sono lacaniani, credo di no, Luca mi aveva detto che ci sono anche persone. Che non, non studiano Lacan, che non hanno no? Lacan come autore di riferimento. Quindi dobbiamo, eh, la, Lacan <coughs> ha pensato al significante in un modo originale. Mm. Quindi, significante nella teorizzazione di Lacan non è la parola, mm. non è un elemento della linguistica. Mm. Lui aveva eh, così di, 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 discuteva, dibatteva con i linguisti. Aveva detto, vabbè, lascio a Jacobson, che era un, diciamo, un linguista del suo tempo in Francia negli anni 60, il, la linguistica. La mia è una linguisteria. Giocando su questa parola, che ha una doppia significazione, no? perché linguisteria è come qualcosa, una linguistica raffarzonata, potremmo dire, ma allo stesso tempo introduce la parola isteria, quindi è la lingua dell'isteria, la lingua della nevrosi. Quindi una linguisteria. E di che cosa si tratta? Beh, com'è il funzionamento di questo significante? Cioè come funziona un significante? Allora, un significante può funzionare in due modi, fondamentalmente. O funziona in un modo intervallare, cioè c'è un intervallo tra i significanti, e il significato, o meglio diciamo così, la significazione per dire del significato in atto, eh. Perché significato è quello che sta attaccato alle parole. Voi prendete un dizionario e cercate una parola e c'è il suo significato. Diciamo significazione per dire il significato che è generato in quel momento dai significanti. Allora, partiamo dal presupposto che il significante non vuol dire nulla. Cioè dobbiamo svuotarlo e staccargli qualsiasi significato che ha già per noi nella vita di tutti i giorni, nei vari campi del sapere. Per cui un significante è un elemento che interviene nel discorso al quale seguirà un altro elemento. La connessione tra questi elementi, eh, se è intervallare, fa sì che dal primo si produca il secondo, ma questo secondo risignifica il primo. È chiaro? Quindi il significato, cioè la significazione, sorge come qualche cosa dell'intervallo dell tra i due. Non è qualche cosa che è già nel primo significante. Se io dico ehm, Marco è un buono, primo significante, eh? poi aggiungo a nulla, Marco è un buono dopo che ho detto a nulla, prende un'altra significazione, non è più quello che stavamo immaginando, eh? Lacan dice, guardate che questo è il funzionamento dello psichico umano. Cioè tutto, tutte le parole possono funzionare come significanti in questo modo. Ora, questo modo di funzionare è un modo a cui ha accesso, diciamo così, la nevrosi. La nevrosi funziona così. Per cui noi possiamo risignificare eh, tutto un discorso con significante, non dovete pensare solo a una parola. Può essere una parola, una frase, un intero discorso eh? che viene risignificato da un'altra un parola, da un'altra frase, da un altro discorso. Guardate, applicatelo eh, non so, a un autore. Ecco, prendiamo Freud. Se noi prendiamo Freud come S1, come il significante, mh? come l'elemento significante, se dopo ci mettiamo Jung, Freud è una certa cosa. Eh? Prende un certo significato Freud. Se noi mettiamo la can, è tutta un'altra cosa. Capite? Quindi se le stiamo facendo funzionare come significanti, ed è così che funziona, diciamo, per esempio la ricerca, il significato non è dato una volta per tutte, come nelle parole. Nelle parole, nel dizionario, voi trovate un significato più o meno dato una volta per tutte. È vero che le lingue vive poi cambiano, il significato un po' cambia, si può aggiungere, però... Diciamo, non è che lo Zanichelli lo dovete cambiare ogni sei mesi perché il significato delle parole è completamente cambiato. Ci sono delle piccole variazioni, ma il grosso dei significati è fissato. Ecco. Nel funzionamento inteso come lo intende Lacan, ovvero per poter accedere a qualche cosa dei processi privari dell'inconscio, dobbiamo pensare alla possibilità che il funzionamento sia intervallare, cioè che la significazione sorga. Nell'intervallo tra i significanti, nella connessione tra i significanti. Se voi mettete dei, questi elementi in gioco tra loro, potete produrre un significato, se scambiate l'ordine degli elementi, producete un altro significato. Ok? E, al di là degli esempi stupidi, come possiamo dire, che un grande uomo non è la stessa cosa che un uomo grande. Fino a qua, no? prendiamo due parole. Se invertiamo due parole, cambia il significato. Un uomo grande e eh, un grande uomo non sono la stessa cosa. Vi ricordate, non so, io. no perché voi siete più giovani, c'era la pubblicità del il pennello cinghiale, no? C'era un tipo con un pennello lungo la strada, una pennellessa enorme. Il vigile lo ferma e dice: Che fai? Eh. Devo dipingere una grande parete, ho bisogno di un grande pennello, no? No, scusa, ho bisogno di un pennello grande. E lui dice "No, non hai bisogno di un pennello grande, hai bisogno di un grande pennello, pennello cinghiale" e gli dà la pennellese. Quindi giocava su questa inversione. Ma questo non è un gioco che si può fare solo ogni tanto, nevroticamente o perversamente funzioniamo così. Cioè il linguaggio funziona così, ha questo funzionamento come, diciamo, matrice che organizza il senso, il significato. Ora, un altro funzionamento, vi dicevo questo è un funzionamento, un altro funzionamento non intervallare è olofrastico. Cosa vuol dire olofrastico? Diciamolo così, che il significato è attaccato, è attaccato invece a quel significante. Quindi il significante funziona come la parola del dizionario, hm? ma spesso generato in modo assolutamente personale, e particolare da quella persona. Hm? E in questo modo di funzionare possiamo ritrovare le psicosi, hm? le quelle che Lacan chiama le debilità mentale, ma anche, non so, i fenomeni psi psicosomatici. Hm? Hanno un funzionamento olofrastico, cioè si, si bloccano su se stessi. Hm? Allora. Questo è diciamo, la, seconda, la, la versione che Recalcati individua come il funzionamento nel discorso contemporaneo che alimenta o produce i cosiddetti nuovi sintomi. No? Partiamo dal presupposto che l'umano, voi sapete, adesso al di là dell'estremizzazione dell che noi lacaniani facciamo con il Big Bang del linguaggio, però anche... Le, 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 le scienze sociali eh, dalle scienze sociali che si sono sviluppate a partire dall'occidente sappiamo che diciamo, a organizzare il, il campo dell'umano è la cultura, no? Non esiste un modo naturale di vivere. Non, non c'è qualcosa di naturale che, che ne dicano gli integralisti, no? eh, Cattolici o che esisterebbe un modo naturale di accoppiarsi e di quella cosa lì è un, è un delirio. Esistono culture che organizzano, ovvero discorsi, ovvero civiltà, se volete estenderlo, che organizzano il modo di stare insieme degli umani, cioè il legame sociale. Cos'è che fa stare insieme agli esseri umani? Non è la natura, non è che per natura funzioniamo così, no, è la cultura che organizza il legame umano. E questo organizzatore del legame, che è la cultura, produce sempre del disagio, non è un modo che funziona, non l'abbiamo tro trovato quello, diciamo così, giusto, quello che funziona e basta. Non l'abbiamo trovato e per la mia teoria è impossibile trovarlo, non è molto difficile, è impossibile trovarlo, ma ad ogni modo, limitiamoci al, al presente. Abbiamo delle culture che... Nel loro, o dei discorsi o delle epoche storiche che organizzano il modo di funzionare nella società e questo modo di funzionare produce un certo tipo di disagio piuttosto che un altro. È chiaro che queste diciamo formazioni storico-sociali sono sempre mischiate tra loro, no? non è che le possiamo isolare in, in modo puro, sono degli idealtipi weberiani che poi nella realtà della vita si mischiano tra loro. Però possiamo dire che c'è stato un tempo, quello de, freudiano di fine Ottocento, in cui la questione della nevrosi era al centro perché, perché il fenomeno eh, della rimozione era coerente con un funzionamento sociale che chiedeva questo. C'era un discorso sociale che si imponeva, che era quello della rinuncia. Mm? Questo, questo modello, questo sistema ha lasciato il posto prevalentemente, non è che è stato abbandonato, ma prevalentemente, sta prevalendo da alcuni decenni, un altro sistema invece in cui eh, il, 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 i sintomi non sono organizzati attorno alla rinuncia, ma piuttosto attorno al fatto che eh, non puoi rinunciare. Mm? Per cui noi ci troviamo con dei fenomeni... Mm, quelli che noi chiamiamo i nuovi sintomi, anoressia, bulimia, attacco di panico, depressione, che sono endemici, cioè che circolano anche come offerta sociale, perché voi sapete che sono anche delle offerte sociali, sono a disposizione di ciascuno di noi per attaccarsi a, a quella sintomatologia, a, quella a, dire, a quel fenomeno sintomatico, perché poi per la psicanalisi il sintomo è sempre qualcosa di... Particolare, va, va trovato nella versione particolare per ciascuno di noi, non c'è un sintomo psicanalitico generale. Mh? Ci sono dei fenomeni sintomatici del fenomeno del disagio, diciamo così, il disagio contemporaneo assume delle forme e poi, diciamo, i, i soggetti vi aderiscono o, o trovano lì la, la forma da dare, l'involucro da dare al loro, al loro stare male. Mm, ma questo loro stare male va, va, va esplicitato in un'analisi e costruito come sintomo individuale, personale. Allora, questa è, diciamo, la questione. Diciamo, eh, con Freud noi abbiamo la eh, nascita della psicanalisi. La psicanalisi nasce sull'idea che ci siano delle questioni che riguardano l'umano che non hanno eh, non si riducono esclusivamente al biologico, per esempio, l'istinto viene abbandonato a favore di un concetto come quello che vi dicevo prima di pulsione, che è un mix eh, tra biologico, tra natura e cultura, potremmo dire, per Freud. In Lacan il passo fa un passo successivo ed entriamo semplicemente, diciamo così, totalmente nel campo della cultura, nel campo del linguaggio. Quindi tutto ciò che ci succede come disagio, chiamiamolo, psichico, la sofferenza psichica, ha come sue cause il linguaggio e il significante. Ora, questo era come introduzione. Noi quanto tempo abbiamo? Se vogliamo parlare un po' di questo, io sono anche disponibile, altrimenti vi faccio uh, così degli approfondimenti sulla CAN, sul sintomo come metafora, sul sintomo come lettera se riusciamo poi ci sarebbe anche il sintomo ma sicuro non ce la facciamo come volete voi se volete ma a me piacerebbe anche cominciare a discutere già di questo per vedere di sintonizzarmi un po' su dove, dove siete insomma cosa Io direi Mauro se c'è qualcuno che vuole fare già delle domande possiamo partire da queste altrimenti dai sembra buono da queste altre due strade che tu ci anticipavi quindi se qualcuno vuole fare una domanda, un intervento, qualunque cosa, può come dire, prendere parola in maniera abbastanza autonoma, togliendo il, togliendo il muto dal microfono. Certo. Oh, buonasera, dottore. Buonasera. Buonasera, dottore. Eh, sono Davide Buifava, mi presento così. Una curiosità. Eh, prima ha detto che il sintomo... Eh, Psico Psicoanaliticamente, è eh, un fenomeno alla quale poi, durante eh, il percorso, eh, si dà una forma. E che nell'Ottocento, eh, diciamo, tutta la, le, le, la psicoanalisi doveva dare delle risposte a, questo, a questi fenomeni di rimozione. Eh, e oggi, invece, appunto, essendo cioè, cioè, questi fenomeni sono definiti nuovi sintomi. Come appunto bulimia, anoressia eh, e, e dipendenze. Io ma sono, un neo, sono, una, sono stato crocente di Jonas, quindi un pochino di recalcati da mastico, quindi, però con i dovuti <ride> errori. Ehm, quello che mi, mi viene da chiedere è, essendo oggi, appunto, essendoci questi nuovi sintomi una cultura molto più eh, consapevole anche lo, lo stesso soggetto che porta una domanda magari è già, più, è, è, è già consapevole e la forma del suo fenomeno arriva già con una domanda con un sintomo che magari è nevrotico ma dice io sono, io sono anoressica, e magari lo è veramente eh, come si cioè, come viene come si, può dare una, come si può inquadrare eh, qua, davanti a dei, ecco. dei soggetti così rigidi che magari non sono nell'ambito della psicosi, però che arrivano con una consapevolezza e con un io così rigido? È una bella domanda, Davide, perché è proprio una delle questioni alla base dell'orientamento psicanalitico che noi promuoviamo. Allora, per noi come psicanalisti i cosiddetti fenomeni del disagio contemporaneo eh, non fanno diagnosi. Cioè noi non facciamo diagnosi di anoressia, di bulimia, di panicati, di depressi, non, non facciamo diagnosi sul fenomeno. Hm? Diciamo così, la società esprime un disagio eh, nelle varie forme. Queste forme sono, li chiamiamo nuovi sintomi, ma per indicare questi fenomeni sintomatici quando una persona viene e dice eh, io sono depressa e eh, sono triste eh, noi non diamo per scontato interveniamo a livello diciamo di un ascolto che ci consente di reperire quel funzionamento che dicevo prima del significante cioè, se c'è un, un funzionamento intervallare o un, un funzionamento olofrastico. Se c'è un funzionamento... Cioè, quindi, se c'è la possibilità di aprire una significazione, cioè che il significato delle cose che, per esempio, vengono dette, nel parlare esprimiamo un significato. Se, con degli interventi dell'analista, la persona che sta ricevendo questi, eh, questi interventi fa dei cambiamenti, dice, ah beh, sì, in effetti... Forse non è proprio così, perché in effetti è, è rivede quello che ha detto, oppure si accorge di aver detto una stupidata, ma si chiede perché ho detto quella stupidata. Quindi apre la possibilità di una significazione in atto e non già data, no? Noi così presumiamo che ci sia un funzionamento nevrotico hm? e quindi lavoriamo ad, così, ad estrarre, a costruire, a costruire un sintomo nevrotico, costruire o recuperare. Che, che, Qua dipende dalla posizione epistemica no? di ciascuno. Però diciamo così: che non è che c'è già là la nevrosi, no? La nevrosi non è che cammina per strada come la psicosi. Mh? Sono costrutti della nostra teoria con i quali, diciamo, riusciamo quando va bene, a produrre dei cambiamenti nella sofferenza umana, eh? sia legata a dei sintomi, sia proprio al funzionamento proprio strutturale. Mh? Quindi diciamo, se vuoi, te lo posso dire in quest'altro modo, c'è una differenza fondamentale tra la forma e la struttura. La forma potrebbe essere eh, diversa, ma avere una stessa struttura. Per esempio, noi chiamiamo struttura la nevrosi. La nevrosi è una struttura, cioè struttura un, un funzionamento, un modo di funzionare, sì, di pensare, di pensarsi nel mondo, di pensarsi con gli altri, di pensarsi con se stessi. C'è un modo di eh, stare al mondo eh, nevrotico. Mm? Questo funzionamento strutturale può prendere varie forme, può prendere eh, la forma dell'attacco di panico, può prendere la forma dell'anoressia. No? Quindi, non facciamo diagnosi di anoressia, ma diagnosi di nevrosi e cerchiamo di indipendentemente dalla, dal vestito no? con cui arriva la persona. Lo stesso per la psicosi, noi potremmo avere due, due eh, anoressie e tu dici, vabbè, sono lo stesso problema. Lo psicanalista Lacaniano dice, no, non è lo stesso problema, dobbiamo vedere perché magari un'anoressia ha un funzionamento nevrotico, si è prodotta all'interno di un funzionamento nevrotico oppure si è prodotta all'interno di un funzionamento psicotico. E il lavoro è completamente diverso, il sintomo nevrotico e il sintomo psicotico vanno trattati in modo completamente diverso. O il sintomo perverso, se vogliamo aggiungere una terza categoria, che è quella della perversione. No? Diciamo che le persone che soffrono, che vengono da noi, noi ci districhiamo nel, prima di impostare la cura, quindi la direzione del lavoro, la impostiamo in base a una diagnosi che facciamo di questo tipo. Questo non vuol dire che tutti gli umani sono nevrotici o psicotici o perversi. No, noi possiamo dire che quelli che vengono da noi subiscono se vuoi questa lettura. E a partire da questa lettura interveniamo. Uno, per diciamo così, curare il sintomo, e due, per curare possibilmente la struttura, cioè fare in modo che quella struttura produca meno sofferenza. Non si esce dalla struttura, mh? perché quello è il tuo modo di funzionare. Però. Un conto è se produce tanta sofferenza, no? Il sintomo in fondo che cos'è? Una sofferenza in eccesso, quando non ce la fai più, perché se dicevamo che il modo di funzionare dell'umano è culturale, noi pensiamo a noi stessi, alla vita, al mondo, in modo completamente diverso a seconda delle culture, delle epoche storiche, delle persone con cui che frequentiamo, quindi dei discorsi che abitiamo. Mm -hmm. Ok, e sappiamo che non c'è il modo giusto quindi tutti produrranno sofferenza. Allora, non è che però tutti dobbiamo andare dallo psicanalista, ci sarà una sofferenza in eccesso, cioè ingestibile che non, che non riusciamo a con cui non riusciamo a fare i conti, che ci può portare dallo psicanalista. L'incipit è quasi sempre questo. Poi, per qualcuno il lavoro si può fermare nel trattamento dei sintomi, per qualcun altro ed è l'auspicio dello psicanalista, perché è lì che gli interessa andare a lavorare, il desiderio dello psicanalista va a lavorare sulla struttura, per far sì che quella struttura funzioni, per esempio nella nevrosi, avendo la possibilità di accesso all'atto del desiderio. Perché la nevrosi è una, diciamo, un modo di funzionare che ha una difficoltà, che è quella di vivere un rapporto meno, meno sofferente col desiderio. Ci sono dei problemi col desiderio, sia nella versione ossessiva che neurotica che fobica, e eh, quindi il lavoro fa sì che poi, se, quando si riesce a modificare eh, o a intervenire in un certo modo sulla struttura, anche le, i sintomi che, che sempre si generano nella vita non sono così in eccesso da, da dover stare eh, in analisi. Insomma, ecco. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, dottore. Grazie per la risposta. Per esempio, per questo diventa interessante la topologia, perché se tu prendi, per esempio, una sfera mh, o un toro, sai, non so se sai cos'è un toro, una ciambella, cioè una sfera bucata, se vuoi una ciambella, proprio un salvagente, mh, la loro struttura è diversa, ok? Perché? Perché il salvagente ha un buco che lo attraversa. La sfera no. Tu prendi, un... andiamo al mare, okay? andiamo al mare e compriamo un palloncino da gonfiare. Una palla, la gonfiamo e questa palla, una volta che chiudiamo quella valvola, ha una zona interna e una zona esterna che sono delimitate dalla plastica che fa la palla. La palla è quella superficie che delimita una zona interna in cui abbiamo messo il nostro fiato e una zona esterna in cui c'è l'aria. Se noi gonfiamo anche un salvagente, avremo la stessa struttura, cioè una parte è simile perché c'è il fiato dentro al salvagente, ma una volta gonfiato noi possiamo infilare un braccio nel salvagente, quindi c'è un altro dentro. Cioè, ci sono due dentro. Uno è il dentro del, del, del fiato che abbiamo messo per gonfiarlo ed è il dentro della ciambella. Ma c'è un altro dentro che è quello per infilare, per esempio, un braccio e potermelo mettere al corpo e andare nella qualta, se non so notare. Quindi queste due strutture sono completamente diverse. A fare la differenza. Non è la loro forma, ma il fatto che ci sia questo buco, per esempio, nel, nella ciambella. Allora, se queste eh, superfici io le piego, le sgonfio, la forma che hanno è diversa, ma la struttura è rimasta la stessa. Quindi potrei avere una... immaginiamo che siano di gomma, io potrei stirarle, modificarle, se non le strappo, eh, non devo strapparle, o non devo incollarne delle parti ma conservando le proprietà che ha così com'è, le posso stirare, piegare, accartocciare, la struttura rimane la stessa. La cosa che cambia è la forma. Io per esempio con una sfera, se prendo una sfera anche piena di pongo, posso fare una tazza, un bicchiere, posso fare un bicchiere. Con un toro non lo posso fare, con una ciambella non lo posso fare, c'è un buco. Posso fare un bicchiere che ha un manico come le tazzine del caffè. Posso fare una tazzina di caffè in cui il manico ha un buco. Okay? Quindi questa è la fon differenza fondamentale tra forma e struttura è importantissima per la questione del sintomo. Per la psicanalisi, i nuovi, quelli che chiamiamo i nuovi sintomi, a intervengono a livello della forma. Quelli che chiamiamo sintomi psicanalitici, cioè dobbiamo soggettivare quella forma, è a livello della struttura. Ed è dove facciamo la diagnosi. A partire dai sintomi facciamo una diagnosi. Ma non a partire dai sintomi, come qualcosa che osserviamo e vediamo, no? Ma a partire dal discorso. Ed è per questo che, appunto, Lacan, introduciamo la prima versione di sintomo che dà Lacan, è il sintomo metafora. Il sintomo è una metafora, ci dice. E nel suo. c'è stato tutto un movimento lacaniano di Lacan, di teorizzazione di Lacan, che ha chiamato il ritorno a Freud. Ritorno a Freud, che non vuol dire però tornare alle fonti, all al Freud autentico, ma tornare per ripensarlo. Tornare a Freud per ripensarlo. E quindi lui dice: in un primo tempo i cui i riferimenti principali sono stati filosofici antropologici, Levi Strauss, per, dirne, per dire un nome, e il testo di riferimento, se volete, è Funzione campo della parola e del linguaggio, che è un testo del 53, Funzione campo della parola e del linguaggio in psicanalisi, che era il, il testo del 53, che è il titolo di un convegno fatto a Roma, viene chiamato anche Discorso di Roma. E lì noi troviamo che... <coughs> Eh, ci sono delle, delle parti molto, molto belle di, di questo testo, no? Lì dice che cosa, cosa fa l'analista? L'analista interviene per liberare il significato rimosso. Quindi, il sintomo che cos'è? Il significante di un significato rimosso. E l'analista interviene per liberare quel significato rimosso. Cioè, che cosa vuol dire? No? Appare qualcosa, il, il mio sintomo è un significante, perché? Perché viene sempre messo dentro un discorso, è dentro il linguaggio, non è che uno viene con un ematoma sulla spalla e te lo fa vedere, come quando va dal medico, no? O viene con le gambe emaciate e ti fa vedere le gambe secche e tu dici ah, anoressia, no? Non funziona così, funziona che la psicanalista dice prego mi dica, quindi ciò che viene detto è un sono significanti, sono parole, sono discorsi. Quindi è un significante, il sintomo, che sta al posto di un significato rimosso, cioè di un significato di cui la persona che viene non sa, è stato rimosso. E l'inconscio che cos'è in questa versione? Bellissimo, lui dice, è il capitolo censurato. Se volete vi leggo delle parti perché sono molto belle. L'inconscio, sentite qua, è quel capitolo della mia storia che è marcato da un bianco o occupato da una menzogna, cioè un, o un buco, cioè qualcosa che non, non ti ricordi, non sai, oppure occupato da una menzogna. È il capitolo censurato. Quindi immaginiamo la storia. Noi raccontiamo di noi, prego mi dica di lei. Questo è l'invito, prego mi dica cosa la porta qua, mi dica di lei e si dispiega una storia. In questa storia, non dobbiamo l'analista presume eh, la sua ipotesi è che ci sia un capitolo censurato, mancante e questo è l'inconscio. E dove lo troviamo? Ecco perché lui dice il capitolo censurato, ma la verità può essere ritrovata. Vedete come. Quello che vi dicevo prima della verità. E il più spesso è già scritta. Ma dove è scritta questa verità? È bellissimo, sentite nei monumenti. E questo è il mio corpo, cioè il corpo come monumento. Cioè il nucleo isterico della nevrosi, in cui il sintomo isterico mostra la struttura di un linguaggio. E si decifra come un'iscrizione che, una volta raccolta, può essere distrutta senza grave perdita. Bellissimo, no? so se riesco a, a trasmettere la, la, la forza no? di questa. L'inconscio, quel capitolo della mia storia, occupato da una menzogna e quindi censurato, oppure un buco, una dismemoria. Ma io posso ritrovare la verità, eh? cioè quel significato rimosso. E dove lo trovo? Nei monumenti, che è il corpo, nei documenti d'archivio, che sono i ricordi eh? della mia infanzia, impenetrabili al pari di essi, quando non ne conosco la provenienza. Nell'evoluzione semantica, e questa corrisponde allo stock e all'eccezione del vocabolario che mi è proprio. Tutti noi parliamo con un vocabolario proprio, no? Abbiamo una, un rapporto, se volete, qui è una lettura del, del rapporto tra langue e parole di, di, di sussur, cioè c'è cioè una, una personalizzazione del linguaggio. Noi ci fissiamo su alcune parole senza accorgersene, sono parole che diventano qualche cosa che. Ehm, che ci è proprio è chiaro che questo c'è è proprio eh, è un prelievo che abbiamo fatto dal, dal linguaggio dal discorso che abbiamo sentito che da qualche parte abbiamo catturato o, o di, da cui so, siamo stati catturati beh, beh poi è nella tradizione nelle tracce comunque questo era per dirvi che noi abbiamo a che fare con, con sintomi che si manifestano a questo livello no cioè ad un livello in cui il sintomo è, se volete, il significante di, di una verità rimossa. E' per questo che poi, ecco qua il punto chiave, un secondo tempo che troviamo invece nell'istanza della lettera, dell'inconscio, o la ripetizione dopo Freud, che è del 57, quindi di 4-5 anni dopo, e troviamo un'altra definizione di sintomo non è più un significante di un significato rimosso, ma è la metafora in cui la carne o la funzione sono prese come elementi significanti. Cioè, se volete dirlo nella forma di prima, è il significante di un significante rimosso. Vedete, è completamente nel piano del linguaggio. Cioè, il sintomo è il significante di un significante rimosso. Quindi noi quel lavoro di, di intervallare che vi dicevo prima... Lo dobbiamo fare assumendo che ci sono dei buchi. Questi buchi sono l'inconscio. E lì qualche cosa non riesce ad agganciare eh, quel significante che, diciamo, produce nel corpo, o nei ricordi, o nelle, nelle tracce che sono le, le evoluzioni semantiche, le parole che ci sono proprie, produce degli effetti di sofferenza. Cioè, un significante enigmatico, che è rimasto enigmatico, in qualche misura per la, per la storia personale, per, per struttura e storia personale. Ecco, quindi noi abbiamo tutta questa, diciamo, lettura e eh, rilettura che Lacan fa di Freud, in cui il sintomo trova la sua formulazione come metafora. Mh? Eh, e sapete che nella metafora è una figura retorica molto particolare in cui l'oggetto non viene, eh, cioè la, la, la caratteristica, per esempio se io ti dico sei una volpe, questa è una metafora, no? E, e rimane sospesa l'attributo, la no? non, non si dice. Mm? Non ti dico sei come una volpe, non dico sei furbo come una volpe, queste non sono metafore, metafora è sei una volpe. Eh, 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 eh? E <ride> l'altra declinazione. Almeno, anche, anche questa vi porto. Poi sul sintomo non ce la facciamo perché diventa tardi. Ma almeno quest'altra, che è la questione del sintomo lettera, che è diciamo, la declinazione del sintomo. Che Recalcati recupera come vi dicevo prima. Per parlare dei nuovi sintomi. No, beh per poter così avvicinare questa declinazione del sintomo in Lacan, dobbiamo ricordare che Lacan fonda l'esperienza del linguaggio, della parola, della, della soggettivazione su tre registri. Eh? Cioè ci sono tre, chiamiamole dimensioni, però attenti, non, dimensione evoca la spazialità, non, non si tratta di questo. Però tre registri, tre... tre la parola registro per chi è lacaniano è facile, ma, ma se no diciamo così, tre ambiti o tre livelli, ma non nel senso stratificato, comunque tre registri, immaginario, simbolico e reale, sono tre dimensioni del linguaggio, l'immaginario, il simbolico e il reale. Per la questione del sintomo come lettera, dobbiamo tenere presente questa questione del reale in Lacan, che eh, Lacan ha elaborato in, in tante sfaccettature, in tanti modi. Ma fondamentalmente dobbiamo recuperare come il reale, come l'impossibile, come la dimensione dell'impossibile. E voi sapete che l'impossibile non è qualche cosa con cui ci incontriamo nella vita di tutti i giorni, eh? perché l'impossibile è sempre teorico, non c'è un impossibile pratico, eh? c'è un impossibile teorico, è sempre solo teorico l'impossibile. Per cui quando qualcuno, se voi fate gli psicanalisti, quando qualcuno viene e dice eh, non riesco, mi è impossibile questo, lo, lo dobbiamo lavorare a livello della teoria con cui sta pensando, non è mai nella pratica, per questo non diamo consigli pratici. Che nella pratica ci può essere qualcosa di molto difficile ma non di impossibile nella pratica non c'è mai nulla di impossibile come l'infinito l'infinito non c'è nella pratica anche tutti i granelli di sabbia del pianeta voi li potete contare non sono infiniti non c'è nulla di infinito è in matematica che voi potete incontrare l'infinito così l'impossibile lo incontrate nella teoria non lo incontrate nella pratica questo è importantissimo ce lo dimentichiamo a volte ma infinito e impossibile sono elementi della teoria quindi quando ascoltate qualcuno che introduce questi temi dovete riportarli alla sua teoria alla teoria con cui sta pensando se stesso il mondo il suo problema e diciamo così è quella parte del sintomo se voi trovate nel seminario 10 dedicato all'angoscia non a caso no è quella parte del sintomo legato a, a un altro concetto lacaniano, molto difficile anche questo che è quello di godimento. Perché è difficile? Perché ha deciso di utilizzare una parola per indicare questo concetto che è già presente nel vocabolario e con un'altra accezione, cioè godimento è dove noi troviamo una soddisfazione, no? Godimento. E, e non è così facile, non, non va ridotto a questo, perché godimento, per esempio, Lacan ci dice nel seminario 10, eh, ci dice, per esempio qua, lui sta in questa, questa seduta, la seduta 9, sta confrontando il passaggio all'atto, l'acting out, cioè questi agiti, per semplificare diciamo gli agiti, con il, il sintomo. No? Lui dice, trattandosi quando si tratta del sintomo, è chiaro che l'interpretazione è possibile. È possibile interpretare il sintomo, ma a una certa condizione che vi si aggiunge, cioè che il transfert sia costituito. Quindi noi possiamo interpretare il sintomo, ma solo in quella condizione che dicevamo di immischione tra analista e analizzante, non dall'esterno. Per sua natura, il sintomo non è come l'acting out, cioè come l'agito che richiede l'interpretazione dato che quello che l'analista scopre nel sintomo è che il sintomo non è appello all'altro, non è ciò che mostra l'altro, cioè i nostri sintomi ce li teniamo per noi, non è qualcosa che mostriamo agli altri, e ne mostriamo se volete un vestito, dicevamo prima la forma, possiamo mostrare l'anoressia, l'attacco di panico, questo mostriamo agli altri, ma il sintomo inteso analiticamente non lo mostriamo agli altri, è qualcosa con cui facciamo i conti da soli, no? tranne che con l'analista. Il sintomo, ecco qua il punto, per sua natura è godimento, eh? non dimenticatelo. Godimento rintanato senza dubbio e non ha di bisogno di voi, ma basta a se stesso. Cioè il sintomo ha una parte, ha una faccia di godimento che basta a se stesso, che non si dirige all'altro. è dell'ordine, però attenzione, che cos'è questo godimento? È dell'ordine di quello che vi ho insegnato a distinguere dal desiderio. In quanto godimento, vale a dire che va verso la cosa, avendo superato la barriera del bene. Riferimento al mio seminario sull'etica. Ecco, questo è il punto chiave. Il godimento va al di là del principio di piacere. Ed è per questo che il godimento può tradursi in un dispiacere. Capite? Quindi, quando si dice godimento, non dobbiamo pensare che uno è lì che si trastulla, eh? che gli piace. No, perché godimento è dispiacere, unlust. No? Riprende la parola tedesca di Freud. Per chi non l'ha mai sentito, unlust, questo termine tedesco significa dispiacere. Quindi la quota del sintomo non come metafora, come significante di un significante rimosso, era arrivato lì come metafora, ma come lettera, come ciò che incide nella carne del corpo, quindi la causa è questo sintomo, è un significante sicuramente, ma che funziona lofrasticamente e che funziona come dispiacere, cioè come godimento ovvero dispiacere. Guardate che nella vulgata la cananea tendiamo a pensare che ci sia un godimento al di là del dispiacere, no, no, il godimento è il dispiacere. Non c'è piacere nel godimento inteso lacanianamente. È chiaro che questa parte qua è più difficile da interpretare, perché è un po', diciamo, autistica, più autistica, più autoreferenziale, più centrata su di sé, è refrattaria all'interpretazione, è più chiusa. E questa versione qua, questa che vi sto accennando adesso, di sintomo, è ciò che poi, in seminari successivi, Lacan chiamerà la funzione del sintomo, richiamando proprio la funzione matematica, cioè f di x, e dice la x, che cos'è? L'incognita, vi ricordate l'incognita, l'enigma che vi dicevo prima? Bene, questa x è ciò che dell'inconscio può tradursi in una lettera, in quanto solo nella lettera, L'identità è separata da ogni qualità e qui si apre tutta la vastità di una ricerca di Lacan sulla lettera come tra, come, cioè, che partiva dal trattunario, che arriva allo sciame, che arriva diciamo, a un funzionamento più olofrastico che quello, se volete, dello, dello sciame. Nel Seminario 20 recupera l'idea di sciame dei significanti, cioè di quelle parole, l'altro giorno Recalcati ha fatto una bellissima intervento sulle parole proiettile, no? Quelle, quei significanti che bucano la nostra pelle, il nostro corpo e che sono difficili da estremamente, è quella parte refrattare del sintomo perché si esaurisce in se stessa, no? che colpisce con le parole che ci hanno colpito nell'infanzia, nell'adolescenza, che arrivano dall'altra e ci segnano e producono un marchio. Sulla, su, su di noi, no? E che, che e, e, come dire, non riesco non si riesce a metterle in quell'operazione che dicevamo prima, intervallare. Quindi abbiamo la compresenza di queste due versioni del, del sintomo in Lacan, che in un terzo tempo della sua elaborazione diventerà sintomo col TH, che è ancora un'altra cosa, ma questa sera non ce la facciamo, non ce la faccio io ad andare anche lì. ma e che nella loro prevalenza, quella intervallare mostra, diciamo così, la, la, il funzionamento nevrotico e quella lofrastica il funzionamento psicotico, debilità mentale, ma che sono sempre compresenti, diciamo. Questo non vuol dire che le strutture cliniche in Lacan si possano mischiare. Eh? C'è un funzionamento della struttura che è di un certo tipo. Poi ci sono eh, modalità anche di espressione, diciamo così, che possono essere... <coughs> E, olofrastiche nelle nevrosi, eh? ma il funzionamento proprio è o è olofrastico o è intervallare. Quindi, nella, da una parte, abbiamo il sintomo intervallare, abbiamo il sintomo come metafora, significante di un significante rimosso, e sul lato diciamo così eh, della lettera abbiamo il funzionamento olofrastico, cioè il, il significante che batte come una, un elemento unario che non, non fa catena con gli altri, che si incista lì. Tutti noi abbiamo di queste parole, in un'analisi spesso vengono fuori no? quell'epiteto quell del padre, quel giudizio del professore, quella, eh, quella parola che ci ha colpiti a 12 anni e ce la portiamo ogni tanto, ci viene in mente e ci fa ancora sobbalzare. Ma io mi fermerei qua. Direi innanzitutto grazie Mauro per questo, per questo grande tour diciamo così, che, che ci ha portato a fare appunto nella psicanalisi Lacagnano, è stato veramente denso e pieno di, di spunti. E vediamo se c'è qualcuno diciamo così, che ha qualche dubbio, perplessità, domanda, eh, qualsiasi cosa, insomma. Io buonasera, avrei una domanda, prego, sono Francesco della Gatta, uno psicologo e dottore di ricerca, e eh, volevo chiedere questa cosa. Sono un, un po' un praticone per cui e mi sono connesso anche dopo, quindi magari la risposta l'ha data come preambolo, per cui mi scuso in anticipo se è ridondante. E mi volevo collegare al concetto di sintomo come significato rimosso e sintomo come lettera e mi chiedevo se eh, diciamo questa x in funzione sia sempre un'incognita ad esempio e qui ritorno al mio essere praticone eh, mi immagino una madre che arriva disperata in terapia perché ha, sempre, perché ha appena perso una figlia in età scolare. Quindi apparentemente a me e a lei non sembra molto un'incognita no? la fonte della sua sofferenza, questo scombussolamento tragico dovuto al, al lutto della figlia. E allora mi chiedevo come, insomma, un chiarimento da, da parte sua, come, come potrei leggerla così assumendo il modello lacaniano. Non so se è chiaro. Sì, sì, è molto chiaro. Diciamo così che se partiamo dal, partiamo dal presupposto che tutti i fatti sono fatti di discorso, non c'è nulla che non abbia una matrice discorsiva, che, abbia, che intervenga nella cultura. Che sia, diciamo, che la cui determinante culturale. Se eh, noi potremmo dire: cosa di più atroce della perdita di un figlio per una madre? E già, se noi ne parlassimo con la madre di un kamikaze eh, arabo, già ci potremmo trovare in un'altra situazione. Potrebbe essere orgogliosa della morte di questo figlio. Mm? e potremmo scoprire che c'è un altro sentimento al posto del dolore atroce. Magari c'è del dolore, ma non, è, non sarebbe quel, quell'angoscia devastante, del, 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 della mancanza di, per esempio, della mancanza di senso, perché una madre che perde una figlia non ha senso questa morte. Fondamentalmente è la caduta del senso, no? che, che alimenta l'angoscia del genitore che perde un figlio, ma che senso ha? Ma perché doveva morire così giovane? dove c'è un senso già cambia. Quindi questo per cogliere come la, anche il fatto più atroce che potremmo pensare, come la morte di un figlio, produce degli effetti, degli affetti in quanto fatto di discorso, non in quanto tale. Cioè non c'è un fatto in quanto tale che produce degli affetti, degli effetti. È quello che vi dicevo del big band del linguaggio, sì, forse lo dicevo all'inizio, forse non c'eri ancora, ma assumiamo come eh, episteme, cioè come epistemologia fondativa della psicanalisi il big band del linguaggio, cioè che l'organismo o i fatti in quanto tali non dicono nulla, non ci dicono nulla. Cominciano a dire qualcosa all'interno di una cornice di significato che è data culturalmente, storicamente. Una madre eh, del 1920, che perdeva una figlia di polmonite a 12 anni, soffriva, ma sicuramente in modo diverso dalla madre a cui facevi riferimento tu prima, perché magari ne aveva già persi tre. Era un'esperienza comune, socializzata in un certo modo, messa in conto dal fare 8-10 figli, non so se ti ricordi, 900 di Bertolucci. Quindi, il regime, della la costruzione della famiglia, per esempio, la famiglia nucleare, ha prodotto degli effetti sulla concezione di che cos'è un figlio. In Africa, io ho lavorato in Africa, le madri perdono, come appunto tre generazioni fa da noi, perdono i figli con un lutto molto più, diciamo così, eh, diverso, dico leggero, ma non per dire che, che sono. Insensibili, ecco anche la sensibilità è l'effetto di un discorso. Quindi si tratta di cogliere le coordinate di quel discorso. È chiaro che la madre è catturata no, da, da, dagli effetti di quel discorso. Però, per esempio, nel caso di un figlio, non mi è mai capitato, e, e cioè mi è capitato di accompagnare dei lutti di, di figli, e, ma mi è capitato di accompagnare dei lutti di coniugi e Scoprire in analisi che quel dolore atroce era la maschera anche di una gioia, di una liberazione. O della morte di un padre, per esempio, no? per un signore cioè. e cioè che la, la morte del padre è, ha, ha, ha scatenato un'angoscia, la cui matrice aveva come trama nella, nella sua matrice, quell'angoscia, anche il, il pensiero che è arrivato finalmente. Finalmente. E, e questo è la X rimossa. Colto quello, l'angoscia è diventata molto più sopportabile, c'è stata la possibilità di un lutto, perché il lutto è l'attraversamento del dolore, dell'angoscia attraverso la rielaborazione, non è semplicemente aspettare che che cambino. Quindi se noi assumiamo, come facciamo noi la Cagnani, che tutti i fatti sono fatti di discorso e sempre sono le coordinate culturali discorsive a produrre i nostri affetti ed effetti, eh? e si tratta poi di vedere che all'interno di questa... Eh, di, la, di, di cogliere la posizione quella che noi chiamiamo le, il luogo dell'enunciazione, cioè dici delle cose de, che stanno dentro un certo discorso, ma da dove le dici? Qual è la posizione da cui le dici? Dalla madre affranta. Sì, ma quella posizione di madre affranta non è detto che sia l'unica posizione, ci potrebbe essere un'altra posizione, anche inconscia, da cui ci sono degli altri sentimenti anche contrastanti intollerabili, moralmente inaccettabili, mh? S -s -s sono cose molto, come dire, delicate, mh? E come qualcosa che succede a livello, per esempio, della violenza, mh? della violenza e di una una possibilità di stare nella violenza, della possibilità di, eh, di aprirsi a qualche cosa che solo l'evento traumatico ha consentito di, di produrre, che altrimenti non si riusciva. Quindi, diciamo così, quella X, diciamo così, non diamo mai per scontato che il significato di ciò che sta succedendo si esaurisca nel discorso cosciente. Va tenuto conto, è presente, va bene, partiamo da lì. Ma non si esaurisce lì. E quello che stai provando, se è dell'ordine dell dell'enigma, mm, vuol dire che ci sono altre significazioni possibili. Cioè, che c'è un significante rimosso. Pu poi può non essere così scabroso come rivelare una posizione difficile da tollerare, eh? potrebbe essere qualcosa di, di diverso. Però, diciamo, se qualcuno va dallo psicanalista e si aggancia a, al lavoro psicanalitico, qualcosa c'è, altrimenti uno non va neanche dallo psicanalista, no? Cioè... E eh beh, certo, no, beh, era per quello no? che avevo proprio in mente una cosa cardine così, no? Ho perso un bimbo, vado in psicanalisi. Sì, però, per esempio, ho perso un bimbo, vado in psicanalisi, io chiedo perché. Cioè, così come sempre, quando qualcuno viene da me e mi dice ho gli attacchi di panico, vengo da lei. E perché viene da me? No, perché ho gli attacchi di panico. Ma che c'entra? Adesso la sto un po' vignettando, no? Non è che mi comporto così, però l'idea è, ma che c'entra? No, voglio capirne qualcosa. Ah, ah. voglio che mi tolga l'attacco di panico. Ah, lei viene, ha, attacchi, ha detto che gli attacchi di panico e viene da me. Qual è l'innesso? tra ho gli attacchi di panico e vengo qui da lei. Qual è il nesso. Ah, perché eh, voglio che me li faccia, me li tolga. Mi hanno detto che è bravo, con gli attacchi di panico li toglie. È una posizione. Perché vorrei capire qualcosa di cosa mi succede, è già un'altra posizione. Perché mia moglie mi ha detto di venire, perché io bevo e vengo da lei. Perché, perché mia moglie mi ha detto di venire. È già un'altra posizione, no? Quindi tra quello che è il, la forma del sintomo e il motivo per cui uno, una persona va dallo psicanalista bisogna cogliere il nesso. E il nesso, costruire questo nesso anche inconscio, è la costruzione, quella che noi chiamiamo costruzione della domanda. Quando lo psicanalista prende per buono quello che viene detto e parte da lì, senza fare questa costruzione, le analisi non vanno, difficile che vadano a buon fine, cioè che producano del nuovo, della trasformazione cioè vengo da lei perché sono triste quante persone tristi non vengono da me non, cioè capisci non c'è una relazione qual è la relazione tra essere tristi cioè chiamiamolo un, una manifestazione sintomatica e l'andare dallo psicanalista va costruita la costruzione di questa relazione è quella che noi chiamiamo domanda Costruire la domanda, va costruita insieme e c'è una commistione perché il mio modo di pensare, le mie teorie, il mio modo di essere, di fare, il mio studio, condizionano in qualche modo il campo di possibilità del discorso. E quindi chi viene da me, se nello stesso momento della vita andasse da un altro, fa un'altra analisi, anche se quell'altro è uno psicanalista lacaniano. Per questo è il sintomo, e se vuoi, è anche una costruzione in analisi, viene costruito in analisi. Poi ci sono costruzioni più efficaci perché consentono poi di operare su qualche cosa che è stato centrato con più precisione. Però è, è buona l'osservazione. Io direi che, in primis, eh, appunto, non, non dare per scontato che un evento produce degli effetti, mh? perché questi effetti o affetti sono sempre del discorso, sono sempre della cultura. E' chiaro che più l'evento è estremo, più i margini si riducono, no? E sono d'accordo, arriva una signora che gli è morta una figlia di 12 anni andando a scuola tirata sotto da una macchina, il margine è molto stretto, ma comunque tenere la bussola vuol dire tenere aperta la possibilità che ci sia delle cose da dire, difficili da dire, no? Perché viene da me, no? forse perché deve dire delle cose che magari quella mattina ha litigato e si sente in colpa perché l'ha mandata fuori di casa arrabbiata e la figlia era uscita così e quindi pensa che ha una causa... In questo. insomma, e si apre già un discorso, no? Cioè viene messa in relazione. Non so se ho risposto, ma... Buonasera, io volevo fare una domanda se posso. Prego. Sono Gianluca D'Amico e tra l'altro sono un componente di, di Psycomunet, quindi un compagno di Luca. E nasceva la, una domanda dalla, proprio dalla pratica, dalla nostra pratica di quest'anno, nel senso che noi siamo proveniamo quasi tutti da scuole diverse, orientamenti diversi. E mi chiedevo anche alla luce di quello che ha detto sulla questione di non fare diagnosi sul disagio insomma, del tempo, quindi non fare una diagnosi di anoressia, bulimia o disturbi di personalità vari, ma fare una diagnosi di nevrosi, di struttura. No? Mi se ho capito bene. Ehm, mi chiedevo se per lei è possibile e se è possibile, auspicabile, il dialogo insomma, tra, tra modelli diversi. Uh, perché mh, questa considerazione nasce anche da, dal, dall'anno e mezzo di pandemia. Nel senso che se provo a, a cavarne qualcosa di positivo uh, da un punto di vista del sapere scientifico, almeno si è cercati di scalfirlo un po', non soprando della psicoterapia, sopraando del, della medicina, dell'epidemiologia, dell no? il fatto di metterlo al centro e metterlo alla prova della pratica, no? Al centro anche della discussione, alcune volte ideologica, alcune volte un po' faziosa, però sicuramente la scienza ha incontrato le persone reali. Quindi, facendo un passaggio da, dall'epidemiologia alla psicoterapia, no? questo confronto tra gli specialisti e i cittadini, io mi metto nei panni anche del cittadino, del paziente, di fronte a un'offerta così vasta e così variegata, eh, nasce forse un senso di di sgomento, di... sicuramente una domanda, un dubbio. No? Quindi alla luce di questo dubbio che io immagino da paziente più che da, da psicologo, la domanda era appunto se per lei è possibile, sarà possibile, auspicabile un dialogo tra, tra orientamenti diversi, tra psicoterapie diverse. Se questo dialogo, se possibile, potrà favorire anche una democratizzazione della, della psicoterapia, non nel senso di farla a tutti ma che sia una disciplina, un dispositivo più alla portata um, del cittadino, più vicina. No? È meno, meno difficile da affrontare anche da un punto di vista delle pratiche e della teoria. Non so se... ho so, fatto un gran calderone... Non no, so no, se... no, hai messo tante cose interessanti. Diciamo così, eh, il cuore, mi sembra, della, della questione che poni è questo del dialogo. Beh, secondo me il dialogo è fondamentale, no? Però nell'accezione, cioè, allora, lo prendo da questo lato. Io non sono molto interessato alle, alle ibridazioni, un po' del dire, eh, ci sono dei colleghi, non so, che dicono, ah, con certi casi lavoro con un orientamento, con certi altri casi lavoro con un altro orientamento. A me sembra che fanno su un pasticcio, io ci ho fatto anche dei lavori insieme, abbiamo fatto anche studi, di poi non si capisce più niente, no? Perché sembra tanto eclettismo, flessibilità, poi in realtà perdi le coordinate sempre e comunque, no? Insomma, bisogna avere invece, secondo me, il dialogo può sorgere dal confronto di paradigmi teorici diversi, cioè è, è fondamentale perché ti aiuta a esplicitare ciò che invece nella tua comunità di riferimento dai per scontato. Cioè, se io parlo con i lacaniani, comincio a dire le, il, il gergo, quello che è il gergo, mh, e inevitabilmente in tutte le comunità, di tutti i tipi, si produce un gergo, e dalle comunità, dai gruppi di amici informali alle comunità scientifiche più avanzate, sempre poi la semplificazione, no? per, mh, dici del, e con un, poche parole o con sigle addirittura, dici delle cose molto complesse, e, e questo diventa un gergo. E alla fine dai per scontato cose che invece magari non sono neanche così ben fondate, che richiederebbero un'elaborazione, però le cominci a dare per scontate. Allora dialogare con altri orientamenti, con altri colleghi che hanno invece altri riferimenti, ti obbliga a fare uno sforzo di esplicitazione dei presupposti e dei fondamenti, cioè su cosa fondi no? l'idea di inconscio, su cosa fondi l'idea di soggetto, l'idea di sintomo, no? che cos'è un sintomo. E quindi. Se fai lo sforzo di parlare e di confrontarti con altri orientamenti questo è sicuramente un arricchimento per la propria disciplina no ti obbliga a così a, a trovare anche i buchi e le, le, i limiti di, del pensiero della teoria che hai formulato fino a lì questo sì poi c'è anche l'altro tema che che hai toccato è quello della se vuoi della trasmissione della divulgazione no cioè di rendere accessibile questo credo che come jonas insomma lavoriamo in questa direzione è vero che jonas ha un orientamento psicanalitico e, e in particolare lacaniano però non è chiusa ad altri orientamenti psicanalitici ci sono colleghi non lacaniani che lavorano in jonas da una parte e poi <coughs> facciamo molta divulgazione molti conferenze, incontri, cioè rendiamo accessibile la nostra impostazione anche al cittadino, come lo, come lo chiamavi, no? Cioè eh, Jonas promuove lo studio, ma anche la, la divulgazione sui, sul disagio contemporaneo, ha a cuore il tema del disagio contemporaneo come argomento di cui parlare e da trattare. In questo senso, sì, sono d'accordo anche di... Promuovere iniziative di questo tipo affinché le persone possano avere un'idea di a chi si stanno rivolgendo, cosa, cosa possono trovare lì. Certo. Grazie. Ma abbiamo ancora qualche minuto per un'ultimissima domanda o considerazione, riflessione, qualunque cosa. Bene, allora se non c'è altro io ringrazierei ancora per la partecipazione e la disponibilità a Mauro Milanaccio per aver inaugurato questo ciclo di appuntamenti. E ricordo a tutti che il prossimo appuntamento è il 26 aprile con il dottor Pietro Barbetta e la serata avrà il titolo Psicoterapia, Strumento di Liberazione e Oppressione. Quindi ringrazio ancora il dottor Mauro Milanaccio, tutti voi che avete partecipato e spero di rivedervi nel prossimo appuntamento di questo ciclo nella clinica dello psicologo. Grazie, grazie a voi. Buonasera a tutti. Grazie.